Buongiorno a tutti. Oggi abbiamo un ospite molto speciale. Abbiamo un executive chef, pensate, il capo dei capi, l'executive, quello che dirige più locali e imposta il lavoro degli chef che con lui organizzano la ristorazione più alta. Fabrizio Tesse, ristorante Carignano di Torino, e quindi ci porterà un pezzo di cultura anche cittadina. Buongiorno Fabrizio, a te la parola. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, buongiorno. Sono qua con Francesco Polimetri, il mio braccio destro, da qualche mese il mio braccio destro. Allora, oggi presenteremo due piatti, un risotto nello specifico, un risotto carnaroli, con del trocione di foie gras, delle pesche di Volpedo e una polvere di pesche. Il risotto è un classico di questo territorio, soprattutto utilizzando questa tecnica che comunque non sto a spiegare, perché diciamo che voi è diversi anni che utilizzate la tecnica del maestro Tona, quindi mantecato, cotto all'acqua, mantecato burro acido. Partiamo con le pesche. Allora, partiamo da un passaggio che è quello di ricavare semplicemente solo la buccia delle pesche, perché poi andremo ad essiccarla proprio per ricavarne una polvere. Queste sono le bucce che andranno in forno. Sì, le passi al tuo comin. Chiedo a Francesco se per cortesia. Dai, organizzale, forno già accesa. E inforniamo proprio per cercare di essiccarle, quindi okay, disidratarle e poi ricavarne una polvere. Con la polpa delle pesche invece? Con la polpa delle pesche invece richiaviamo dei cubetti. Lo fai tostare senza burro? Lo facciamo tostare a secco, esattamente, senza burro. Ok. Non solo che prendo confidenza con le temperature dei fuochi. Sì, l'induzione va conosciuta e non tutte le induzioni sono uguali, perché poi dipende dalla potenza che hanno. Ecco, subito un po' di sale, come suggerisce okay, il maestro Tona. E poi assaggeremo poi quando mantechiamo. Eventualmente ne assaggiamo ancora. Certamente. Andiamo a sfumarlo con dell'acqua. Quindi andiamo direttamente senza bagnare col vino. Senza bagnare col vino, direttamente con l'acqua. Perché il burro acido. Esattamente, perché il burro acido contiene, come lei insegna, contiene già vino, quindi sarebbe una ripetizione inutile andare a forzare di. Certo. Di marcare questo sapore. Sì. Senti, ma il torchon di foie gras. Torcione di fegato grasso, ecco. Torcione di fegato grasso, come sapete, è una preparazione francese. Torcione, perché torcione? Proprio perché una volta veniva proprio avvolto nel canovaccio e cotto in brodo. Quindi torcione prende il nome proprio dal canovaccio che lo conteneva. Adesso le tecniche moderne, tecniche attuali, ci fanno utilizzare carta da forno piuttosto che pellicola. Però diciamo che la preparazione è la medesima, quindi fegato grasso d'anatra in questo caso, denervato, quindi si tolgono i capillari all'interno del fegato, si apre il portafoglio, si denerva, si tolgono i capillari, si fa marinare a piacimento, io utilizzo del cognac e del vino passito, un po' di zucchero a velo, sale, pepe ed è pronto. Ecco, come dicevo, piano piano lo portiamo a cottura. Riposa, va avanti di cottura e intanto mantechiamo. Il burro, parmigiano, la
Ecco, un'altra particolarità del burro acido, che oltre a conferire sapore, proprio crea anche lo rende molto più bianco, molto più luminoso il risotto. Quindi burro ben caldo, padella bollente, sfrigoli velocemente. E vado dentro con le pesche. Stendiamo bene il nostro riso nel piatto. Il torcione che abbiamo precedentemente tagliato a cubetti. Lo fai prima così. Ok. Diciamo che è quasi un pezzo di foie gras, un pezzo di pesca. Sì, diciamo che la proporzione bello. Può essere quella. Aggiungiamo la polvere di pesche, magari cercando di dare un effetto cromatico da una parte come sola. L'aurora. Qualche foglia di spinaccino per dare mineralità e croccantezza. E qualche fogliolina di basilico greco. E sono convinto che le pesche col basilico stiano molto bene. Vanno bene, sì sì. Anche il limone con basilico e anche l'albicocca in certi casi. Ecco, possiamo giusto completare con un filo di olio extravergine per dare lucidità. Così si lucidano anche le foglioline. Le foglioline, sì. Prego. Bene, piatto molto veloce, ma anche molto affascinante, molto piacevole. Fabrizio Tesse, l'executive, ci prepara un altro piatto che è un grande piatto di concetto e quindi facciamoci dire cosa fa, una bella sorpresa. Quindi adesso prepareremo una tartare di vitella piemontese insieme a una tartare di scampi, quindi anche qua il connubio tra il Piemonte e la Liguria, il mare, e finiremo il piatto con un condiu sarebbe un'insalata di pomodori. Utilizzo in questo caso cuori di bue e datteri. Pomodori chiaramente ben lavati. Li tagliamo a pezzi grossolani, proprio come se dovessimo fare un'insalata di pomodoro. Abbiamo aggiunto i datterini, okay. Aggiungiamo del cipollotto, possiamo utilizzare tranquillamente anche la parte verde, okay. E ripeto, può essere tagliato grossolano, non ci interessano i dettagli precisi, perché è solo il sapore che andiamo a ricercare in questo caso. Ecco, il basilico lo aggiungiamo strappandolo con le mani, lo strappiamo, non lo tagliamo, perché a noi ci interessa che gli oli essenziali vengano liberati nella preparazione. Se io invece lo tagliassi, gli oli essenziali mi rimarrebbero tutti sul coltello e non scaricherebbero così bene il profumo e l'aroma del basilico. Adesso è importante salare, perché è il sale quello che poi lavora sull'acqua e ci dà il succo. Devi dare anche una mescolata? Sì, diamo una mescolata. Grazie mille, chef. Aggiungiamo dell'olio extravergine
Ligure di olivetta giasche, quindi direi perfetto, siamo in famiglia qua. Ecco, è importante che ci sia un'aggiunta d'olio abbastanza generosa, Allora procediamo con la tartare di vitella piemontese, quindi una carne giovane, un vitello giovane, chiaramente snervata, pulita e battuta rigorosamente a coltello. Ecco, è consigliabile utilizzare il dorso del coltello, non tanto la lama quanto il dorso, quindi proprio batterla in questo modo. E anche in questo caso andremo a realizzare una tartarina di scampi. Scampi chiaramente privati del carapace, puliti, e andremo anche loro a tagliare finemente. Però prima di condire vorrei parlare della prescensione, della crema di prescensione. Certo, deve essere abbastanza fluida. Esattamente, abbastanza fluida. Come una crema inglese. Come una crema inglese, perfetto. Quindi, ripeto, non abbiamo fatto altro che prendere il formaggio, metterlo in un becher e con un frullatore a immersione siamo andati ad emulsionarlo a della crema di latte. Quindi questi qua sono i nostri elementi, più la colatura di pomodoro, che è passato quelle 20 minuti, mezz'ora, abbiamo ricavato l'acqua ed è quella che ci serve. Andiamo a condire, condiamo le nostre tartare, quindi del sale, del pepe a mulinello e aggiungiamo dell'olio extravergine. Giriamo. Stessa cosa per la seconda tartare, quindi sale fino, in questo caso utilizzo del pepe bianco, un po' più delicato per gli scampi, e anche in questo caso olio extravergine. Mischiamo anche il nostro battuto di scampi, il piatto. Due come pasta proprio perché vogliamo creare un effetto barriera e all'interno andare a versare la prescensione. Mettiamo un po' di prescensione nel centro, trasferiamo la nostra insalata di pomodoro liquida, in questo caso in un bricchetto, guarniamo con qualche fogliolina di basilico, basilico greco, un po' di fleur de sel, in questo caso fleur de sel della Camargue, poi sfiliamo i nostri cerchi voilà, bianco e rosso, e finiamo il piatto con l'insalata di pomodoro. Anche in questo caso un pochino di olio extravergine d'oliva e... grazie. È un piatto veramente bello, ma anche il supporto è fondamentale. Senza un supporto così sarebbe metà del valore, no? Sì, io credo. Da profondità. Da profondità, e se mi permette, penso anche che in tutte e due le preparazioni abbiamo cercato di trasmettere un po' di freschezza, un po' di estate, un po' di stagionalità e che sia un po' di bellezza. È un po' di bellezza. Va bene. Grazie. Grazie mille.